Buongiorno ragazzi, questa mattina siamo diretti al Tempio d'Oro, poi andiamo al Castello di Nigio e poi vediamo. Ciao. Stamattina non ci stiamo capendo niente con i pullman, ma ce la faremo. Abbiamo notato che questi cosi si girano in base alle fermate precedenti per farti capire quando sta arrivando il pullman. Si accendono. Ce l'abbiamo fatta. Sembrava impossibile. Ragazzi, ho appena trovato la casetta che in Takeshi Castle si mettevano in ginocchio e poi veniva il terremoto e cadeva tutto. Te la ricordi? No. Non possono usare mani. Non una volta in ginocchio, stazza e cominciare a tremare. Tremare e Lolo cadele. Ok, Giuseppe sta per assaggiare questa. Che come si può leggere chiaramente, vedi, c'è scritto proprio acqua alla pesca, vero? Sì. O addirittura bevi con buona, sembra un tè sciacquatiello. Buona? Sembra tanto la pesca, sembra più la nespola. È la nespola, non l'ho letto male, cioè c'è scritto acqua alla nespola. Sì, si procede invece col gelato. Sono in astinenza di gelati, di schifezze, di roba dolce. Un magnum, scritto proprio magnum alle nocciole. Magnum? Bon... asiatico. No, il lato del... Ah, il lato dove c'è il cioccolato. È sempre meno dolce, c'è la vaniglia dentro, meno dolce. Siamo entrati in uno di questi castelli, non so se potete ascoltare questo suono. Sono migliaia di chiodi che stanno sotto al pavimento ed era una sorta di antifurto per quando entravano i ninja, quindi al calpestio ci sono questi chiodi sotto al pavimento che producono questo suono di un usignolo. Qui nei vicoletti ci sono le centrali elettriche a vista. Eccole qua. Siamo in un vicoletto dove non c'è nemmeno un turista. Vediamo cosa capita. Sta uscendo un bolide. Madre. Bellissima. Abbiamo trovato questo ristorantino. Vediamo. Mi dice Ornella di questo. Si sente in Giappone, sente come una giapponesia. Ci siamo, eh? Ci hanno appena portato un po' di tè perché qui prima di pranzare si usa sciacquarsi un po' la pancia. Ornella, allora? Ma la faccia non è che sia. Non so cos'è. Sei voluto venire tu in Giappone?
No, ma perché l'uovo secondo me me l'hanno aperto da crudo. Infatti è crudo, vedi? Si cuoce mano a mano. Si cuoce solo l'uovo. Io invece ho preso udon con tempura, uovo. Questo che sarà pesce? Già sto rubando le cose dal mio piatto. Ora mangiamo, ciao. Come procede Ornella questo pranzo? Ti è piaciuto? Sì. Ieri sera buono, ho fatto una buona scelta. No, in realtà io lo sto finendo di mangiare, però non è proprio quello che io desideravo. Secondo me può sbagliare. E per finire una bella tempura.